Al presidente Draghi abbiamo posto quattro punti essenziali. Il primo, quello di gestire direttamente, senza filtri e senza intermediari, una parte delle risorse che arriveranno nel programma del Recovery Fund. Il secondo, quello di finanziare tutte le proposte portate avanti dai comuni nell'ambito dei bandi previsti all'interno dei vari ministeri, penso ad esempio quello di qualità abitare. Il terzo, un reclutamento diretto di professionisti che possano portare avanti in termini rapidi quelle che sono le proposte individuate dai comuni e dalle città metropolitane. Il quarto, le regole di ingaggio. Ho chiesto come responsabile ANCI del Mezzogiorno e della Coesione che il governo riveda seriamente quelle che sono le percentuali di distribuzione delle risorse nel programma del Recovery Fund Next Generation EU. Il 37% non ci soddisfa, non ci può soddisfare, bisogna ascoltare quelle che sono le linee guida dell'Unione Europea sulla distribuzione di queste risorse, perché devono andare soprattutto, così come dice anche Svimez, a quelle regioni del Mezzogiorno che sono purtroppo più povere e più indietro nel programma di diciamo crescita economica e sociale nel nostro paese, perché davvero questa è l'ultima occasione per diventare competitivi non soltanto con le altre regioni del centro-nord, ma consentire alla nostra città metropolitana di essere competitiva con le altre realtà europee.